comunque generalizzare. Tu sei un montanaro, qualcun altro Sì, invece, però noi siamo gente di mare, fa parte delle anche. preferenze Uno magari si individuali. stressa a stare lì tra i monti, no? Col suono dell'usignolo. Vuoi dell'acqua? Sì, grazie. Possiamo dare dell'acqua alla nostra? Arriva di corsa Walter, vai, vai, entra correndo, grazie oltretutto a Walter, questa è la nostra ultima diretta. Ringraziamo il nostro ispettore di studio. Allora, voi mare, montagna, montagna, ma vi stressa l'estate? Nessuno? Giuliana sì. Cioè, avrei scommesso, Giuliana. Giuliana, cosa? Un attimo che arriva il Guarda, microfono. se stressa te, figuriamoci quel sant'uomo di tuo marito che ti sta sentendo. Che ti sta accanto. E voi ve la prendete sempre con lui. A me stressa No, no, ma perché chi apre il caldo lui? Io mi dà ti sono vicino. fastidio. Il caldo mi dà fastidio, mi innervosisce. E poi alla mattina, siccome siamo un po' più, con la casa siamo un po' distanti dal mare, allora, sulla valigia, sopra la sdraio, sopra il lettino, sopra. Allora, questo dovrebbe essere il bello, no? Prendi la sdraio, il lettino. No, invece no, diventa. Rimetti tutto a posto, rimetti sopra, poi rivieni a casa, le docce, la sabbia, spazza la sabbia, il folletto per spazzare via tutta la sabbia. È ora di cena, che facciamo? Andiamo a cena, andiamo fuori? No, andiamo netto. Ma che cavolo, mamma. Che noia, che barba! Posso chiedere una cosa a tuo marito? Secondo te è più complicato? Pensavo difficile, diciamo complicato, o meglio, o peggio, meno peggio, sì, stare a fianco di Giuliana d'estate o d'inverno? Starci. È molto, è molto bello. Sarci in generale? No, in generale. È una donna meravigliosa. Ah, è una donna. Facciamo un applauso, una donna meravigliosa. Così, siccome è la nostra ultima puntata in diretta, così salutiamo anche tutte le persone che hanno composto questa nostra stagione televisiva insieme. Però passiamo insieme alla dermatologa Grazia Primavera a capire se il sole sia ancora un nostro amico o un nemico. Siamo cresciuti un po' col mettiti al sole, quasi ad approfittare, no, di questa ricchezza, di questa risorsa che avresti dovuto incamerare per poi passare l'inverno meglio, così i nonni invitavano. Oggi invece il sole è stato messo tra i cancerogeni di primo tipo come il fumo delle sigarette. È il sole che non è più lo stesso oppure cosa è cambiato? No, che in realtà dunque sicuramente si sono acquisite più conoscenze, quindi soprattutto sugli effetti anche negativi legati all'esposizione del sole, però non bisogna ovviamente creare un tabù, in quanto il discorso è legato alla modalità con cui ci esponiamo al sole. Al sole possiamo andare, quindi, perché sono molte le condizioni in cui il sole, per le quali è importante anche esporsi al sole, sia dal punto di vista dermatologico, perché il sole non è soltanto negatività, esistono delle condizioni, alcune patologie, la psoriasi, la vitiligine, molti eczemi che proprio migliorano con l'esposizione solare. E poi sicuramente, cosa fondamentale, il sole è importante per l'assorbimento della vitamina D e quindi per la mineralizzazione delle ossa. Però ovviamente bisogna usare la testa per andare al sole, cioè, nel senso, bisogna prenderlo con le giuste modalità e quindi vanno evitate le ore centrali, questo sicuramente, quindi dalle 12 alle 16 bisogna evitare l'esposizione solare. Dalle 12 alle 16, non alle 14, io mi ero già ridotto personalmente il tempo. No, 12-16. Esatto, e poi ovviamente vanno usati dei fattori di protezione, soprattutto il sole va preso in una maniera graduale, perché noi abbiamo questa convinzione che in un giorno dobbiamo essere abbronzati, sì, perché ci vediamo meglio e quant'altro. Senta, siccome io applico un po' la teoria del braccino corto, tendo al risparmio, all'utilizzo consapevole, io preferisco parlare di utilizzo consapevole. Io ho una protezione dell'anno scorso, uno di 2 anni fa, uno di 3 anni fa. Quale uso? Quale uso? Allora, innanzitutto bisogna vedere se sono già state usate o se sono... Già state usate tutte. Allora, sono tutte aperte. No, no, sono tutte aperte. Tutte aperte. Lì, allora, sulla confezione c'è sempre indicato, cioè proprio un simbolo, che è quello proprio del tappo aperto del tubetto, sotto il quale c'è una numerazione, di solito 6 mesi, 12 mesi. Quello fa fede. È anche vero che se noi abbiamo lasciato le creme molto tempo sotto il sole, frammiste a sabbia e quant'altro, forse sarebbe meglio comunque cambiarle nonostante poi la data indicata. Butta tutto.
E ricomincio. Niente tutto. Risparmio. Via, insomma, su questo quello non, no. Non si risparmia. Ecco, su queste cose non risparmiamo. No, no, assolutamente no, perché è vero, sì, diciamo che abbiamo detto le motivazioni per cui comunque è giusto andare al sole, ce ne sono anche altre indubbiamente, però è vero che il sole è per esempio il primo fattore di rischio, cioè le ustioni nell'infanzia sono il primo fattore di rischio riconosciuto nei confronti del melanoma, che è il tumore maligno della pelle. Il sole appunto dà... dobbiamo distinguere fondamentalmente due che sono i danni legati all'esposizione solare. Uno che è il danno acuto e che è proprio l'eritema, le scottature, che poi sono quelle nei confronti delle quali magari stiamo più attenti, soprattutto coloro che hanno un incarnato chiaro, e questo poi li porta magari a usare molta più cautela e molta una protezione più anche più alta. Protezione, esatto, rispetto a coloro che invece hanno un incarnato scuro, quindi quello che noi dermatologi definiamo un fototipo. E chi usa ancora la birra? Io sono cresciuto col mito no, della birra. Non lo voglio sentire, non lo voglio sentire. Ma c'è anche oltre alla birra c'era anche un olietto, un olio proprio preciso che il per bambini poi, che viene messo. Ah, sì, quello. E quello è un'altra cosa micidiale. No, assolutamente no, diciamo che non abbiamo bisogno di guarda, stimoli. Guardo loro, voi usate l'olietto per i bambini, vi esponete senza protezione. No, non voglio sentire dottoressa. Niente, no, 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 no. No, no, sentiamo, io adesso ho imparato a proteggermi dopo essere finita a pronto soccorso, perché il primo giorno di mare misi il mallo di noce. Volevo festeggiare è un olio comunque sì, mallo di noce sì 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 volevo festeggiare la fine dei miei esami abbronzandomi in un'ora no considerate ti sei abbronzata sì, in ospedale sì il corso non ho finita. No, considerate che paradossalmente la prima esposizione non dovrebbe superare come tempistica i tre quarti d'ora, perché diciamo che in tre quarti d'ora i nostri melanociti, che sono le cellule che producono la melanina, che al di là di darci l'abbronzatura ci dà la protezione, in realtà si saturano, quindi più di quello non possono fare. E quindi figuriamoci poi andare a incrementare l'abbronzatura in questa maniera qua e così finisce al pronto soccorso. Ma al di là poi di questo, che è quello che poi ci spaventa e ci fa usare più cautela, esistono tutte quelle i danni più importanti legati all'esposizione solare, in realtà poi sono i danni cronici per un'esposizione di tutta la nostra vita, e che sono legati proprio e che sono poi quelli più importanti, che sono la cancerogenicità, quindi un rischio aumentato di tumori, ed è per questo che è stato messo appunto fra i cancerogeni di classe 1. E poi, se invece vogliamo parlare di cose più futili, invecchiamento, cioè è inutile che rincorriamo assolutamente il sole fa invecchiare, sappiatelo. Assolutamente sì. Esagerando, prendendolo troppo. Beh, prendendolo allora, poco, un etto al giorno quanto? Un etto, pochi minuti. Un etto al giorno di sole va bene, da la mattina o nel pomeriggio? No, il sole appunto, se esageriamo, dico sempre che è inutile rincorrere questa chimera di un'eterna giovinezza, cosa che oggi sta tanto a cuore, quando poi magari in estate da soli ci roviniamo, tra virgolette, nel senso che è riconosciuto il fatto che il sole degrada le fibre del collagene, rende la pelle più spessa, proprio perché le fibre elastiche si spessiscono, quindi classica come cute invecchiata da sole, la cute dei marinai, ce l'abbiamo tutti presente, segnata, quella pelle spessa con quella quadrettatura così accentuata, insomma quello credo che tenendo presente quel tipo di immagine forse potremmo fare un po' più di attenzione. Perché non avremmo il fascino del mare che ha stampato su di noi la sua storia, ma semplicemente i segni di un'estate di marinaio, di spirito così romantico, non ha niente, nessuna Moby Dick all'orizzonte, ma semplicemente tutti i danni che ci siamo fatti. Io volevo chiarire sì, c'è un messaggio, però non so se rispondere subito o rispondiamo tra l'altro, perché per Grazia Primavera riguarda le lampade. Rispondere anche l'anno prossimo. Cioè le lampade facciamo, ci teniamo un attimo. Teniamo, però volevo chiedere questo anche io della lampada. No, chiediamolo adesso. Allora, chiediamolo subito. Allora, le lampade fanno bene o fanno male? Perché molte persone sostengono che preparare la pelle significa anche cominciare a fare delle lampade prima di esporsi al sole. Questo, cioè, diciamo che in passato, allora, le lampade erogano come tipo di ultravioletti soltanto gli ultravioletti di tipo A, e che sono quelli che in realtà sono più pericolosi perché penetrano maggiormente sulla pelle, e quindi sono quelli che ci inducono invecchiamento e rischio tumorale aumentato, ma non ci danno l'eritema, per cui noi in passato eravamo portati a ritenere che le lampade fossero innocue, proprio perché associamo il danno alla bruciatura, ma il problema è più ampio, quindi le lampade sono sicuramente pericolose tanto quanto, se non di più, rispetto il sole, soprattutto perché noi spesso quando andiamo a fare la lampada, proprio perché non abbiamo
abbiamo con difficoltà l'eritema, la scottatura, non ci proteggiamo come facciamo durante l'estate, cosa sbagliata, altrimenti prendiamo più rischi e nessun beneficio. Infatti io sono contentissima, per esempio, di questa normativa per cui sono vietate le lampade al di sotto dei 18 anni, perché esistono degli studi che hanno dimostrato come l'esposizione alle lampade in individui più giovani di 35 anni aumenta del 75% il rischio tumorale, insomma. Mamma mia! C'è tutto quello che invece, ecco, come sfatare tutti i miti che ci raccontiamo negli ultimi tempi. Preparati così il sole avrà un altro impatto su di te. Il discorso è che se si pensa di doversi esporre con un incarnato chiaro una giornata, moltissime ore al sole, allora forse è meglio andare a fare qualche lampada mettendo delle protezioni alte, quindi con le stesse identiche accortezze, proprio per diluire un pochino l'esposizione. Forse questa è l'unica cosa che possiamo dire. Mi sembra un saggio consiglio. E a proposito di saggi consigli, io all'inizio, nel presentarla, ho detto non tutto si può mangiare d'estate. A proposito della birra, cominciamo da lì. Abbiamo capito che è meglio non utilizzarla per abbronzarsi. E dentro? Ma ogni tanto una birra. Anche sotto al sole? Sotto il sole pure? Ma diciamo che io più che altro mi sembra anche molto interessante la preparazione della pelle anche dal punto di vista dell'alimentazione. Sì. Perché si parlava appunto dell'ispessimento, per esempio, oppure del collagene. Ecco, si può per esempio stimolare la produzione del collagene mangiando alimenti che contengono vitamina C. E quindi si è visto per esempio anche, per esempio, il kiwi, le fragole, che sono adesso sono presenti sui nostri banchi del mercato, oppure gli agrumi anche. Ma anche i pomodori, per esempio, contengono molta vitamina C. È vero che c'è tanta vitamina C anche nelle patate crude? Il problema fondamentale è che noi non mangiamo... Ho sentito questa cosa, da un noto nutrizionista, è vero? Diciamo che i paesi del nord, dove non c'è un alto consumo di agrumi, una delle fonti principali sono proprio le patate. Però, insomma, visto che si mangiano cotte, poi alla fine di vitamina C ce ne rimane poco. No, io ho visto, conosco persone che mangiano pure crude, dottoressa. Ma chi frequenti? Stanno uscendo delle cose di te in questa trasmissione. Dovresti rivedere in quest'estate. Ammetto anche di averle assaggiate, perché io sono curioso e devo testare, devo provare. Vabbè.